Una delle motivazioni per cui abbiamo deciso di realizzare questo concerto del quartetto Montefeltro di Gioachino Rossini con il maestro Enrico Francioni, che è di Carpegna, è anche perché, se vedete, in questi portici che sono del 1600, antecedenti al Palazzo dei Principi di Carpegna, perché qui risiedevano gli operai che hanno costruito il palazzo. E in più, come vedete, c'è una lapide che dice che qui, in questa casa, ha dormito Riccardo Zandonai, che era un grande innamorato di Carpegna e che diceva sempre che traeva una grande ispirazione per le sue opere, per la sua produzione operistica e musicale dal territorio e dal paesaggio di Carpegna. Quindi Francesca da Rimini, forse l'opera più importante realizzata da Riccardo Zandonai, è stata proprio scritta totalmente qui. Quindi al di sopra del concerto di questa sera c'è la stanza dove dormiva Riccardo Zandonai, uno dei più grandi compositori italiani. Cinotti Biliardi, via Madonna Ponte 75 / A Fano, provincia di Pesaro Urbino. Telefono 0721 86 30 39. www.cinottibiliardi.it. Supermercato Aldi. Strada statale 3 Flaminia, chilometro 273. Telefono 0721 897 225. Poltronificio RC, in provincia di Pesaro Urbino, a Valle Foglia, in via Liguria 3, zona industriale Montelabate. Telefono 0721 49 19 57. Felcini Brand Boutique, centro commerciale Oceano, in via del Commercio 3, Castelplanio, Ancona. Vendita online su Facebook. Stop alla caduta dei capelli. Istituto Giglio & Co. In 12 settimane, riduzione della caduta del 67%. Capelli visibilmente più folti e vigorosi. Dopo sole 6 settimane, riduzione della forfora del 26%. Prenota il G-Check-up al numero verde 800 13 47 87. istitutogiglio.com. Santini Arredamenti. Via Flaminia, chilometro 186, zona industriale sud, a Gualdo Tadino in provincia di Perugia. Telefono 075 914 1520. www.santiniarredamenti.it. La Casa del Materasso è specializzata per il tuo riposo. Per chi acquista un materasso, rete ad oghe in legno e guanciali in omaggio. La Casa del Materasso, centro Permaflex, in via Roma, a Jesi. Per la pubblicità su questa rete, telefona al numero 342 9343 829. Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Il terzo appuntamento di Cultura d'Estate, il nostro piccolo festival di parole, musica ed immagini, che è organizzato dal Comune di Carpegna e dalla Proloco anche di Carpegna, in collaborazione con la Proloco. E questa sera questo concerto doveva essere, e anche lo scorso è andato così, doveva essere nel Giardino di Mezzanotte, che è un ambiente che voi conosco, anche più grande, però con la paura della pioggia abbiamo deciso di portarlo qua, anche se poi la serata era migliorata, però la temperatura non è proprio l'ideale per i loro strumenti, gli strumenti dei nostri amici musicisti che ci sono venuti a trovare. Siamo qui all'interno dell'ex Bar Roma, l'ex Caffè Roma, che ci vedete allestito una mostra fotografica, che però questo è uno spazio del 1600, quindi ha un valore, non è un semplice bar, quindi è antecedente alla costruzione del nostro Palazzo dei Principi, che è il nostro monumento principale, perché qui ci risiedevano gli operai che poi hanno costruito il palazzo, quindi è un ambiente storico anche questo. E poi anche un caffè e un bar fa parte della storia della comunità, perché per noi il Bar Roma è stato un punto di riferimento per molte generazioni. Questa mostra fotografica è una mostra bella, indubbiamente, come potete apprezzare, sono delle foto che riguardano tutte le Marche, no? La nostra regione magari non tutti conosciamo benissimo, no? Quindi è un modo anche per poter apprezzare degli scorci e delle città, delle piazze, dei monumenti. Si chiama Le Marche, piazze, paesaggi e monumenti, l'abbiamo inaugurata ieri. È una mostra in collaborazione con un sito fotografico importante, che è The Marche Experience, che è il sito fotografico secondo come frequentazione in Italia, che organizza tanti concorsi, e questo infatti è un concorso fotografico con le prime tre foto vincitrici che sono qua. Le sonate di Rossini sono sei, stasera ne eseguiamo tre, le prime tre, sono abbastanza particolari perché sono sonate in tre tempi, cioè ogni sonata ha tre tempi, è una cosa abbastanza strana per la musica di quel periodo, che proprio aveva le sonate in quattro tempi, a quattro perché ci sono quattro strumenti, questo qui è molto evidente, ma avete visto che strumenti?
due violini, violoncello e contrabbasso, cioè manca lo strumento più importante del quartetto, che è la viola, sostituito dal contrabbasso, evidentemente. Pensate che queste sei sonate sono state poi trascritte e pubblicate come quartetti per due violini, viola, violoncello. Quindi il contrabbasso era stato proprio messo da parte. Nel cassettone della musica, che forse sarà anche stato salvato nel Palazzo del Principe, voglio azzardare, mi piace pensare che sia stato salvato qui nel nostro Palazzo di Carpegna, può darsi che le sei sonate c'erano. Comunque le sei sonate sono state composte in tre giorni, pensate, a Ravenna nel 1804, da un Rossini che aveva 12 anni, incredibile. Cioè, 12 anni ha fatto una meraviglia, cioè una cosa che già faceva vedere quel che poteva essere nelle opere che poi scrisse, Barbiere di Siviglia, tutte quelle che conosciamo. Gioacchino è lui, Gioacchino Rossini, 12 anni, tedeschino, questa parola qualcuno me l'ha chiesto, perché il tedeschino? Perché quando aveva proprio quest'età, 12, 13, 14 anni, passava le giornate a trascrivere musica di Haydn, Mozart, Beethoven, anche le singole, anche le parti staccate, pensate, a trascriverle. Ed era proprio un fanatico di questa, della musica degli autori d'oltralpe, in particolare tedeschi, ecco perché il tedeschino. Quindi il suo maestro, che era il padre Mattei, poi quando si è iscritto in conservatorio a Bologna, l'ho soprannominato il tedeschino. Basta, chiudo qui, se no mi annoio, non sentite una nota. Buon divertimento e grazie. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
violino, Barinche. Perché Rossini veramente dente da cavare. Grazie a voi per la pazienza. Ringraziamo il nostro quartetto del Montefeltro, Gioacchino Rossini, con il nostro concittadino, il maestro Enrico Francioni. C'era un altro maestro che adesso è uscito, che è Gilberto Cima, lo vogliamo ringraziare e salutare, anche lui ha fatto la nostra sua professione al Conservatorio di Pesaro, quindi un altro patrimonio musicale di Carpegna. Vi ricordo l'offerta libera per contribuire a questa serata, come abbiamo detto all'inizio. Due appuntamenti li abbiamo dati prima, appuntamento al giardino martedì sera per questo tavolo rotondo del rapporto tra parco, territorio e poligono, e poi ancora con la musica, con l'orchestra di fiati di Sasso Corvaro, durante due nostri cittadini, due maestri, Daniele Mancini e Marco Cervellini. Sarà una serata bella perché sarà una musica popolare, musica da film. Quindi vi ringraziamo e vi facciamo una buona serata e buona estate dal comune di Carpegna, dall'amministrazione comunale e dalla Pro Loco di Carpegna. Grazie a tutti.